Sono Daniel Tortora, originario di Salerno, ho 22 anni. Vai. Vado in bici, sono un pilota di enduro. In ambito lavorativo sono un meccanico. Il talento, sì, è sicuramente un valore tanto ricercato quanto difficile da trovare. Ecco, il talento lo vedo come un punto di partenza su cui costruire poi qualcosa, così da solo sicuramente non può portare da nessuna parte se non accompagnato appunto da dedizione e disciplina e lavoro. Disciplina e compromesso sono sicuramente due valori che viaggiano di pari passo, come nello sport così nel lavoro, perché per essere disciplinati per forza di cose bisogna trovare un compromesso tra tempi, impegni, obiettivi. Spesso diventa non difficile ma interessante incastrare tutti gli impegni al fine di essere disciplinati per quell'obiettivo che uno ovviamente si pone. Va bene. La parola sacrificio forse è un po' pesante a parer mio, spesso si intende come una cosa quasi negativa. Sostanzialmente quello che faccio lo faccio per il piacere di farlo. Non lo vedo come un peso. Ecco, la parola sacrificio la vedo più legata ad un concetto di pesantezza, di qualcosa che viene difficile quasi fare, no? La parola passione sicuramente è più adeguata, ecco, a descrivere l'impegno sia in ambito lavorativo che in ambito agonistico. C'entra di più il punto rispetto alla parola sacrificio. La precisione in quanto meccanico è fondamentale, andando ovviamente a lavorare su qualsiasi tipo di pezzo della bici e su qualsiasi tipo di componente è fondamentale per offrire un buon servizio e allo stesso tempo lo è però nello sport, nel gesto atletico che andiamo a fare. Questa precisione nella guida della mountain bike è una cosa che mi ha sempre attirato e questo è anche un altro aspetto che mi aiuta a cercare di migliorarmi. L'attività sportiva sicuramente mi forma a livello lavorativo, quella voglia ecco di riuscire a dare il massimo ecco anche quando si è stanchi sicuramente torna utilissima nel lavoro. È un po' anche al contrario, meglio viceversa, riuscire ad applicare quella precisione, quella voglia di finire il lavoro che abbiamo iniziato sicuramente mi torna utilissima nel momento soprattutto in cui vado ad allenarmi, perché non voglio lasciare nessuna cosa in sospeso e quindi sicuramente l'attività lavorativa mi forma quella sportiva da questo punto di vista.